Il piano è semplice. Entra all'asta e fingiti un mercante interessato a oggetti esotici. L'intendente della tesoreria vuole il fermaglio e sappiamo che sarà all'asta. Non vorrà farselo sfuggire un'altra volta. Quando il fermaglio comparirà, controllerò la folla e farò in modo di ottenerlo. Così mi assicurerò un incontro con l'intendente. Sono certa che tenterà di aggiudicarselo a ogni costo. Sì. Io cercherò di raccogliere informazioni sull'intendente prima che l'asta abbia inizio. Le voci su una persona di quel rango non mancheranno di certo. La prima piuma senza una testa. È compito tuo trovare il bersaglio. Non lasciarti distrarre da nulla. Concentrati sulla missione. Non giova a nessuno meditare su ciò che non esiste. La realtà è questa. Lo comprendo. Il silenzio giova molto al saggio, ma ancor di più allo stolto. Buona fortuna. Pensi che ci vorrà fortuna? C'è del marcio a Kark, intendente. Merci rubate, mercanti ricattati, stranieri tormentati. La corruzione è presente ovunque, ma tu ne sei al centro. Persino ora il tuo veleno si diffonde lungo la via dell'est, verso terre ancora libere dall'ordine. Ho saputo che brami un fermaglio, un oggetto all'asta al Dairat al-Mal. Giocherò a fare il rivale per privarti del tuo desiderio. Così uscirai allo scoperto. E bentornati e benvenuti su Go Italia. Dobbiamo assassinare l'intendente, quindi andiamo subito alla ciccia, al cuore di Assassin's Creed, in tutti i sensi in questo caso. Ok, leggiamo velocemente, vediamo se c'è qualche notizia che ci può essere utile. Ok, sono le missioni quelle un po' più complesse, e quelle dove dobbiamo studiarci bene le mosse, e non necessariamente una cosa porta all'altra, quindi dobbiamo capire bene. Siamo subito arrivati all'intendente, un pezzo grosso, un indizio non trovato, ma lo troveremo. L'illustre studioso Abu Mahsh al-Balkhi ha pubblicato un nuovo trattato astrologico per il vostro intrattenimento e la vostra erudizione. Andanti di ogni dove, desiderate stabilirvi nella nostra città? Allora, sappiate che Jafar può offrirvi un alloggio nel distretto di Harbin. Vi siederete nella nostra splendida città al misero prezzo di 3 dirham al mese. Che gioia vedere il bazar così vivo. I commercianti... Vedere il bazar così vivo. I commercianti vendono le spezie più pregiate solo durante l'asta. È l'occasione per comprare il meglio, conversare con i nobili e vestire con eleganza. Ma c'è ancora gente che indossa un cappuccio. Io direi, visto che siamo in un bazar, anche se il gioco non ce lo chiede, ci cambiamo d'abito, ci mettiamo abiti anche, insomma, un certo tipo eleganti, vero? Magari caduto per terra, per quello che... Basim, vieni! Sapevo che ti avrei trovato qui, Kong. Sai dirmi qualcosa sull'intendente della tesoreria? È qualcuno che lavora per il califfato. L'intendente? Credo di sapere qualcosa, ma come sai, non conviene dare informazioni in omaggio. Cosa vuoi che faccia adesso?
Ah, sai già cosa ho in mente, vero? Vedi, fringuellino, il Dairat al-Mal è un evento importante non solo per l'alta società di Karh, ma anche per i ladri. Ti hanno portato via qualcos'altro? Ah, un prezioso piattino di ceramica. Ce l'ha Luca. È sempre stato invidioso di me. Ah, hai idea di dove sia? Sapevo di poter contare sul tuo aiuto. Dovresti trovarlo nelle casse vicino al suo banco. Torno subito. Io qua credo che ci sia quasi una copertina molto molto figa sta parte. In realtà ci abbiamo come obiettivo di bosseggiare, attenzione, però uno degli obiettivi hai sentito del parapiglia che si è scatenato ai banchi laggiù? Non dirmi che erano ancora Luca e Comra. Oh, non questa volta. Erano altri due mercanti che si contendevano un posto vicino all'asta. Deve essere il banco indicato da Kong. Ora devo trovare il piatto. Dobbiamo portare un attimo, con un po' di fantasia. Esatto. Vediamo un po' se riesco, Ok, dovremmo esserci. Bravo. Non può che essere un piatto di Kong. Ora forse si deciderà a dirmi quel che sa sull'intendente. Movimenti sospetti sui tetti. Ecco. Il fringuellino colpisce ancora! Proprio il pezzo che mancava alla mia collezione. Pensavo che questo fosse tuo. Ora lo è. Comunque, sta a sentire. Stavo bevendo il mio tè pomeridiano quando ho sentito due donne che parlavano di una consegna eseguita per il Dairat al-Mal. Si trattava di una veste elegante per l'intendente con ricercati ricami orientali. Tieni gli occhi aperti. Veste orientale. Grazie, Kong. L'intendente è una persona originaria dell'est. Beh, sta lì, si vede. Salite le scale e osservate la mia merce. Non si è mai visto nulla di simile a Baghdad.
Esclusivi manufatti esotici dalla Cina! Solo per voi! Non esitate! Avvicinatevi e ammirate la mia pregiata mercanzia! Non è lui? Sembra di no. Ma in realtà sta salendo. La pace sia con voi. Manufatti cinesi, avete detto? Sì, amico mio, siate il benvenuto. Troverete certamente qualcosa di interessante. Cercate oggetti di pregio, Sadiki? Ho del vasellame che giunge dall'estremo oriente per l'asta. Vasi rari, eleganti tazze da tè, ma il mio tesoro è il fermaglio. Ha incuriosito anche l'intendente della tesoreria. Il fermaglio, avete detto? Dov'è? Sta per essere venduto all'asta. Se desiderate acquistarlo, portatevi una borsa piena di monete. Un fermaglio dall'est. Credo sia l'oggetto che Al-Kullulu cercava per conto dell'intendente. Devo cercare di recuperarlo all'asta. Come? Come? Senza rubarlo? Come? Vediamo se c'è un percorso normale, anche se potremmo anche salire, il gioco ce lo permette però. L'intendente non è persona che apprezza i ritardi. Ripeto, l'intendente. Non possiamo avere fretta, sai, Dati. L'intendente non ne sarà felice, e nemmeno io. Lo so bene. La creazione del profumo è complessa. Stiamo facendo il possibile. Il possibile non è abbastanza. Venite, parliamo altrove. Anche i muri hanno le orecchie. Quella donna parlava dell'intendente. Devo ascoltare da vicino. L'intendente adora il Kina, come ben sai. Non può tollerare che una trentina di bottiglie spariscano. Se le scorte vengono trattenute al porto, la produzione si fa più lenta, sai, Dati. E alcuni incidenti hanno contribuito a complicare la situazione. Non so fino a dove posso seguirla. Non sta parlando, almeno. Non so. Sediamoci, credo che. Tu continui a non dirmi cosa ci manca di preciso. Il sangue, mia signora. Il sangue è essenziale nel profumo. È ciò che rende il Kina così speciale. Ah. Dobbiamo procurarcelo. Hai capito. Parlerò con il califfo. Vedrò cosa possiamo fare. Interessante sta cosa. L'intendente dovrà pazientare per le sue scorte. Il profumo sulle lettere dell'esattore. Credevo che odorassero di ferro. Invece era sangue. Questa donna potrebbe essere molto vicina al califfo. Conosce l'intendente. Devo riuscire a parlarle. Assalamu alaikum, Saidati. Wa alaikum assalam. Non ho potuto fare a meno di ascoltare, Saidati, riguardo al profumo. Non è molto cortese origliare, ma poiché siete un ammiratore, siete perdonato. Il mio nome è Kabiha. Sono la creatrice del Kina. È una fragranza unica. Rosa, miele, sandalo. E se avete sentito, una punta di sangue. Sangue. Avrei dovuto capirlo.
credevo che fosse ferro. Il sangue viene dal ferro, non è così? Ma proprio per questo dettaglio non è facile disporne in grande quantità. Se è un profumo così esclusivo, sarà molto popolare tra gli ufficiali. Credo di averlo percepito vicino all'intendente. Ning usa il kina. È inebriata dal suo aroma misterioso, come molti altri. Curioso. Voi non mi sembrate un appassionato dell'arte della profumeria. Non è saggio giudicare sulla base delle apparenze. Vero. Ditemi, come vi chiamate? Basim. Basim. Non voglio farvi perdere altro tempo. Vi auguro una felice permanenza al Dairat al-Mal, Saidati. E così l'intendente è una lei e si chiama Ning. L'asta dovrebbe iniziare tra poco. Maggio, dobbiamo uscire perché dice partecipa alla grande asta, quindi sta fuori. Io direi che stavolta è il caso di correre, no? Più o meno, dai, più o meno. Passo svelto, passo svelto. Passo svelto, andiamo di qua. C'è qualcuno con cui parlare? Non si sa, no. Occhio. Come faremo? Ci abbiamo abbastanza soldi? Non lo so. Marhaban, assalamu alaikum. Yassas, ni hao, salve. È di nuovo giunto il momento in cui potrete soddisfare le vostre voglie più nascoste e acquistare ciò che Allah ci mette a disposizione. È con immenso piacere che do il benvenuto a tutti voi, stimati partecipanti, all'annuale Dairat al-Mal. Il primo oggetto nella nostra affascinante lista di particolarità esotiche è una splendida statua che proviene dall'India, realizzata in avorio dagli artigiani più abili, conferirà grande eleganza ad ogni ambiente. Oh, ma cosa abbiamo? Già un offerente? No, due! E la statua va... Terza offerta! Qualcuno vuole offrire di più? No? Venduta! Il pezzo va all'incantevole signora! Ora abbiamo un oggetto di rara bellezza eterea. Questo fermaglio per capelli giunge dall'est. Osservate quanto è dettagliato il drago. Aia. Un bellissimo pezzo da collezione e il dono ideale per ringraziarvi una dama a voi cara. Dunque, quanto vale questo pezzo per voi, amici miei? Uno, per l'intendente che ci ha onorati della sua presenza. Ning, l'intendente. Due! Chi altri? Abbiamo un terzo qui. Ah, il signore rilancia. Numero 3. Che cosa farete? Quanto bramate questo oggetto, amici miei. Assecondate i desideri del vostro cuore. Sono ricco. Nessun altro? Venduto al prestante signore con la barba. Questo fermaglio è vostro, Saidi. E ora il terzo pezzo. Oh, siamo ricchi. E vi ringraziamo nuovamente per avere reso il Dairat al-Mal un successo. Vi auguro borse piene di denaro e cuori colmi di desiderio. Il fermaglio dove sta? Oh, il fermaglio. Ah, così ci hanno. L'avete visto? Proveranno a rubarcelo come facciamo noi di solito con gli altri. Occhio, qua. È un attimo. Con tutta sta gente. Qua ce lo rubano sicuro, no? Attenzione. No? Occhio.
appuntamento con l'intendente. Fammi passare. Spiacente. Ho ricevuto ordini precisi. Niente spilla, niente ingresso. Sai chi sono io? Ho bisogno di parlare con l'intendente. Sono stato convocato. La pace sia con voi. Sono qui per vedere l'intendente. A che proposito? Ho un dono per l'intendente. Desidero vederla. L'accesso è consentito solo ai membri del Soldo d'Avorio. Niente spilla, niente ingresso. Non dobbiamo uscire, non credo proprio. Niente spilla, niente ingresso. Conoscete le regole. Sì, ma ho lasciato la mia spilla là dentro. Non ti è chiaro il problema? Niente spilla, niente ingresso. Che Allah ti maledica. Ora cadrai! Ma che è successo? Ma perché? Boh. Non è spiegabile sta cosa. È spiegabile, io non ho fatto nulla. Non ho fatto nulla. Perché mi ha attaccato? Non ho fatto nulla. Non ho premuto nulla. Stavo lì cercando di capire quello che doveva fare. No, è incredibile sta cosa, però. Consorzio esclusivo di mercanti dell'alta società. Vabbè, però. Avrei dovuto immaginare che esistesse. La sala delle antichità è il rifugio dell'intendente. Devo riuscire a entrare. Beh, ho capito però, vabbè. Vabbè, sciamoli tutti, che dobbiamo fare? Come sempre. Deve essere la spilla del Soldo d'Avorio. Ciao. Brilla, ho entrambi gli oggetti. Ora la guardia dovrà farmi entrare. Usciamo così, come se nulla fosse in tutto questo? Vabbè. Lasciatelo fuggire! Qualcuno lo fermi! La pace sia con voi. Ancora voi? Che c'è ora? Ho qualcosa che le interessa. Un fermaglio cinese venduto all'asta. E ho anche la mia spilla, ecco. Molto bene, potete entrare. Da questa parte. Sono emozionato all'idea di incontrare l'intendente. È un onore. Lo è, Saidi. È sempre occupata e per questo si concede solo in rarissime occasioni. Non ho mai visto tanti tesori in un unico luogo. Fattura scadente. Mi chiedo se tu sia l'esperto di sostegno. È un piatto inestimabile, parola mia. Intendente Ning, se solo voi... Toglimi quel piatto da me. Potremmo uccidere tutti comunque, in tutto questo. Donna incontentabile. Chi entra lì dentro rischia di farsi mordere. Vi prego di non parlare dell'intendente in modo inopportuno. Potete entrare. Siete una faccia nuova? Mi chiamo Basim. Sono appena giunto a Baghdad, ma non per commerciare. Mi occupo soprattutto di antichità. Dunque voi avete buon occhio per i dettagli. Cosa avete per me, Basim? Lo sapete molto bene. Un uomo che fa sul serio. Venite, mostratemelo.
stupendo. Avete mai visto un tale oggetto? Così delicato e perfetto. No. E con mia sorpresa neanche voi, pare. Io adoro i fermagli. Quando ero bambina, io e le mie sorelle legavamo i capelli con dei rametti e li ornavamo con sassolini. Fingevamo che fossero gemme rarissime. Non avevamo nulla, ma ci sentivamo ricche. La gente mi chiede udienza per molte ragioni. Chi vuole consigli, chi brama potere e chi chiede favori. Voi perché siete qui, Basim? Sarebbe ucciderti? Essendo anche io un collezionista, ho sentito parlare molto di voi e dei vostri gusti eccentrici. Sono curioso. E c'è anche chi dice che sono fortunata. Odio quella parola. Quando arrivai a Baghdad, ero in cerca di fortuna, come tanti altri. Oggi tengo in pugno persino l'Oriente. Ho lottato con le unghie e ho stretto i denti mentre gli altri si arrendevano. Io non disdegno qualche cicatrice e un po' di sangue. Tuttavia, anche voi avrete avuto delle conoscenze che vi hanno permesso di fare strada. In realtà ognuno può contare solo su se stesso e su nessun altro. Sempre bella sta parte, mamma mia, che bella. C'è l'attesa dell'assassino. Ah. Tutto prospera quando la famiglia è in armonia. Famiglia, una parola senza senso, è un concetto futile. Solo l'individuo può percepire i sussurri della propria anima e accettare se stesso. Noi non viviamo soli. Eppure moriamo soli. In fondo, siamo semplicemente e assolutamente soli. Roba. Mi sta avvicinando sempre di più. Il G. Ancora lui. Io devo tornare allo studio. Bene così! Non suicidarti! Perché non... Non ho mai visto tanta abbondanza di tesori. Io non li vedo. Non me li fa prendere. Non lo so. Per cui non stanno arrivando guardie. Strano. Perché là si usciva. Non si sale, ma non c'è nulla da prendere. Veramente. Che delusione.
va bene, usciamo, non c'è problema. Basin, com'è andata? Nelle strade non si fa altro che parlare dell'asta. Le voci corrono. Era una donna, Ning. Una donna al comando. L'avranno odiata in molti. Odiata e venerata, in parti uguali. Non mi sorprende che fosse così riservata. Ora tutti gli alti ranghi di quella marmaglia se la faranno sotto per paura che tocchi a loro. L'ordine non si fermerà qui. Se ha raggiunto l'Oriente, non sappiamo fino a dove possa diffondersi. L'hai visto? Il Jin? Sì. Io... Ora se n'è andato. Se n'è andato. Riposati finché puoi. Non abbiamo ancora finito. Niente. Oh mio. Calma, Basim, sono qui. Basim, calmati. Non posso farli aspettare. Lo sanno i tuoi compagni che nel sonno il loro cacciatore è una preda? Se mi succedesse solo nel sonno lo sopporterei. Ma dopo Anbar è ancora peggio. Ora mi perseguita quando uccido le mie prede. Le figure a palazzo. Quelle mascherate. Ne ho uccise 4. L'ultima, la testa del serpente, le raggiungerà presto. Perché tagliarle la gola, invece di farla parlare? Cosa? E perché dovrei... Il Jin colpiva solo nel sonno. Non ti ha mai perseguitato fino a quando hai aperto quel forziere. Quelle persone mascherate avevano grande considerazione per l'oggetto che hai attivato. Forse possono darti delle risposte. Io do la caccia ai nemici, non spezzo il pane con loro. Io ho giurato, Nihal. Come puoi cacciare se la preda sei tu? Muoversi nel buio senza apprensione significa servire meglio la luce. Io trattengo la lama dalla carne degli innocenti, non dall'ordine degli antichi. Se non vuoi chiedere ai tuoi nemici, almeno chiedi ai tuoi amici che cosa cercavano nel forziere. E per quale motivo? Ma questa non me la conta giusta. Questa missione... I miei compagni mi attendono allo studio di Harbia. Libera la mente, Basim. Concentrati sul tuo incarico. Si è giunta quasi al termine. Abbiamo da fare rapporto con lo studio? Mi sa che ci tocca allora. Non lasciamo questa cosa così. Troppo lima. Te la sei presa comoda? Mi avete aspettato, maestra? Io non aspetto mai. Hai l'aria stanca? Con un po' d'azione tornerò come nuovo. Che mi dite, maestra? Lei crede sia il momento di attaccare il palazzo. Le spie sono distratte e c'è discordia nell'aria. Quale discordia? C'è chi sostiene che il nuovo califfo abbia usurpato il trono di Abu Abdallah, il figlio di Al-Mutawakkil. Che cosa sai di lui? Poco. Si trovava a palazzo la notte in cui suo padre... La notte in cui guardai in quel forziere. Maestra, abbiamo scoperto altro sull'oggetto al suo interno. Perché me lo chiedi? Sarebbe un peccato non sapere nulla su un oggetto tanto prezioso per l'ordine. Non dovremmo cercare di conoscere meglio il nemico per poterlo sconfiggere? Benvenuto, Basim. Vi ho interrotti? No,
Dobbiamo pensare alle prossime mosse. Ma certo, Abu Abdallah. Rebecca dice che hai parlato con sua madre, Kabiha. È così. Potrebbe essere a capo dei nostri nemici. Lei, la poetessa Arib o il governatore Muhammad. Tutti e tre hanno legami con l'ordine. Muhammad ibn Tahir. I suoi cugini possiedono le terre su cui sorge Alamut. Per ora la loro protezione ci fa da scudo contro i nemici. Ho tagliato le gambe ai nostri nemici, maestra. Permettetemi di colpirli mentre sanguinano. Li smaschererò e scoprirò i loro intenti. Basim ha ragione. Dobbiamo agire subito. Va alla città rotonda. Indaga su tutti e tre, ma non fare nient'altro. Poi fammi rapporto alla casa del ciambellano. Abbiamo un altro caso chiuso. È un altro caso invece svelato. È un'altra missione aggiuntiva che faremo al prossimo probabilmente episodio. Adesso vediamo un attimino. Cosa ci aspetta? Vedete che dobbiamo indagare, quindi sia su Mahmud, su Kabiha e Arib. Quindi abbiamo queste tre indagini, quindi saranno, penso, missioni lunghette, un episodio lunghetto il prossimo episodio, almeno questo qui, e poi questo qui, lettera misteriosa, che dovrebbe essere una missione aggiuntiva, non DLC, però insomma dovrebbe essere la missione dei 40 ladroni, ma vedremo, non sono sicuro, ma penso proprio di sì. Per il resto, come sempre, un saluto da GoItalia. Ciao! Thank you.